La poesia è sfogo. Penso che la poesia, o più in generale lo scrivere, sia uno sfogo. Un modo per analizzarsi, una seduta dallo psicologo, gratuita e divertente. Una caffettiera che bolle e spiata dalla valvola. L'eccesso che esce sotto forma di parola. Quel tormento che si placa solo quando gli hai trovato il posto giusto. Per scrivere devo sentirmi mossa, provare un'emozione, non necessariamente potente o devastante, anche lieve, a volte innocente, a volte inconsistente, sporadicamente incosciente, ma sempre a me, genuinamente appartenente. Scrivere materializza il sentimento, sia esso un sogno, un desiderio, un bacio, un abbraccio, uno schiaffo, un pugno. Posso sintetizzare così, presentando poesia in sintesi, per descrivere ciò che sento quando non posso fare a meno di violare con inchiostro nero un candido ed innocente foglio, ancora ignaro di essere stato creato per ospitare chissà quali emozioni o d'artificio di creatura umana.